Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, su ItalyGamer69 YouTube Channel. Eccoci con un'altra puntata di The Last of Us parte 2 con Ellie che siamo dovuti andare da sole, diciamo così. Stiamo continuando la nostra avventura da sola perché Dina è incinta, quindi non sta bene, l'abbiamo lasciata nel teatro. Abbiamo ricevuto notizie di sparatorie in un quartiere di Seattle, Hillcrest, e presumiamo che sia Tommy che si stia facendo strada davanti a noi per cercare sempre vendette. Quindi gli stiamo andando dietro per vedere se riusciamo a trovarlo o di capirci qualcosa in più. E siamo arrivati in questa parte qua della città, del quartiere, abbiamo recuperato un arco come potete vedere, adesso ci apprestiamo ad andare avanti. Prima di proseguire, come al solito, vi rinnovo l'invito a lasciare un bel mi piace al video e anche e soprattutto ad iscrivervi al canale. Per voi è un gesto assolutamente gratuito, non costa praticamente nulla, solo un click, ma che a me aiuta tantissimo e mi supportate nel canale e in questa serie. Detto ciò, direi che possiamo proseguire. E qua c'è un po' di gente. Un'altra intrusa, una ragazza. Dove è andata? Non lo so, ma quello stronzo è vicino. Merda! I bersagli sono due. Quel fumo da dove viene? Ha fatto saltare un camion. Perché non l'avete fermato? Dobbiamo trovarli. Voglio quegli intrusi del cazzo! Allora, vediamo se riusciamo. È difficile riuscire a fare la stealth qua perché ce ne sono talmente tanti che forse l'abbiamo preso. Abbiamone un altro di silenziatore. Ok. C'è quello là in fondo che tanto ne approfittiamo per le figure. Comunque gli A ragazzi devo dire che in questo gioco hanno raggiunto veramente livelli mai visti prima, credetemi. È un'IA veramente molto ben fatta che sa giocare, non è lì passiva che aspetta che tu gli dai il colpo di grazia, ma
Ma è un'IA secondo me molto molto ben fatta. Ti aggirano, ti chiamano l'uno con l'altro, quindi è strutturata veramente come non se ne erano mai viste fino ad ora, diciamo. Vediamo di lisciare anche questo. Non so se arriva lì. Ho sentito qualcosa. Vado io. Rapporto, tutti. Ok. Avanti, parlate, ci sono novità. Non trovo niente. Sono tanti. È tornata da quella parte. Vediamo la finita. Non deve scappare. Merda. Forse ha sentito qualcosa. Perché stavo cambiando pistola? Non lo so. Thank you.
dov'è? Qualcuno l'ha vista, cazzo! Purtroppo non sono riuscito a farla come avrei voluto, ma sono veramente tanti qua. Dove cavolo è? Qualcuno la vede? Qui non là. Oh, io non li vedo, ragazzi. Andiamo da solo, secondo me sono tutti dietro di qua, intanto vediamo se qua c'è qualcosa da... C'è altro proiettile. Non farla stare! Dai, alla recinzione! Ma porca miseria, ragazzi, ma cioè, a volte Ellie si incasina, eh. Deve essere ancora qualcuno. E ora? Eccolo lì. E ora ce n'è ancora un altro che ora. Ah, qua. Credo che siano tutti, eh. Credo che siano tutti. Adesso un attimo di crafting in giro. E no, non credo ce ne siano altri, quindi. Non l'ho gestita come avrei voluto, però vabbè, purtroppo, come si dice, bisogna fare di necessità virtù. Quindi va bene, ragazzi, d'altronde
vediamo di qua. E poi c'è un po' da esplorare, diciamo. Scendere, che qua piano di sopra non c'è altro. Questo fucile che continua a darmi dei colpi, ma ce l'ho sempre pieno, purtroppo. Ecco, questa mi manca. Avevo visto una mazza da qualche parte. E non so dove. Non so dove. Vediamo se riusciamo a recuperarla. Questa casa l'abbiamo esplorata. Qui non si può andare. Vediamo qua. C'è qualcosa. Vedo altro, a parte quello che non posso prendere, tipo il nastro, purtroppo anche qua le lame, le forbici, non so come chiamarle, chiamatele come volete. Ok, qua c'è l'altra casa, la prima è la qua, forse qua c'era una mazza, non lo so. Non è che è questa che ha ucciso qua? Eccola qua, vedete? Vabbè, io la rinforzo e adesso rapidamente prendiamo queste due o tre cose che erano qua che adesso ci tornano. Adesso possiamo prenderle, ok. Avevo già preso prima, credo, però magari c'è ancora qualcosa che mi era sfuggita. Non lo so, vediamo. Rapido, rapido sguardo. C'è un colpo di pistola che non fa mai male, direi. Qua non c'è altro, ok. Ma forse avevo ancora lasciato qualcosa da vedere, vedete? Dato che li avevo presi prima, adesso ho anche lasciato qualche cassetto inesplorato. Vabbè che non c'è niente, beh, questo è molto utile. Rapido giro veloce ancora di qua, ma vedete, ho praticamente tutto. Abbiamo ancora un kit medico qua. E poi possiamo vedere di andare. Là, dov'è? Ma perché
Che fai? Ti nascondi, ti fai il vago. Ma questi erano imboscati lì, eh. Cavolo, ma dove ha sparato? Che liscio che ha fatto, ragazzi. Ellie, me la lisci così? Ellie, prendi la bella! Ma no, perché ho lisciato anche il cane? Ma porca miseria. Non va bene, direi, no. Questi erano nascosti qua, senza, facevano i vaghi. Allora, voglio prendere ancora un po' di proiettili di questo che ne ho visti dentro, quindi... Adesso ricordarsi dove erano, ma forse qua. E credo anche di sopra, secondo me, eh. Allora usiamo, curiamoci. Eh no ragazzi, devo fare di nuovo un giretto veloce, chiaramente, almeno spero, perché ho lasciato dei proiettili in giro e adesso mi tornano utili, sinceramente, quindi li ho visti prima girando di qua, me li dava sempre. Non potevo prenderli, però. No, di qua no. Di qua siamo nella... Vedete, eccoli qua. Però me ce n'è anche qualcun altro in giro, eh. Ce n'è ancora qualcuno in giro, penso. No, qua non c'è più niente. Rapido giro di qua, perché mi sembra ce ne fossero stati ancora altri in giro, però. Può essere che mi sbaglio? Può essere. E qua non c'era niente, quindi allora nell'altra. Allora nell'altra. Qua sicuramente, infatti. No, sono al massimo. Ma quanti cavolo ne posso portare? 3 di proiettili. 9. Vabbè. Vabbè ragazzi, allora... Direi che possiamo andare. E non ce n'è ancora qualcuno in giro che rompe le scatole, questi qua. Ma... Quelli erano imboscati lì dentro, vabbè. Facevano i vaghi. Non si fa così, signori, cioè voi dovete uscire allo scoperto, cioè. No, che stiamo facendo? Mica giocando qua, cioè. Questo ci serve. Ok, qua. Allora, devo capire da che parte andare adesso, però. Di qua non si può andare. Credo debba andare di qua, perché di là ho visto tutto chiuso. Qua. Non lo so, eh. Ah, già, di qua, è vero. Però qua non l'avevo visto, ragazzi, scusate.
Sono tutto maxato, non posso fare niente, quindi direi che possiamo andare. Eccoli. Controlliamo qui intorno. A che servono tutte queste squadre per un intruso? È per la scuola e lo studio TV. Pensavo fossero iene. Gli intrusi potrebbero essere loro alleati. Occhi aperti. Eccolo! È entrato in quella casa! Dentro! Porta! L'hanno trovato. Interveniamo? No, ecco io. Mamma! Ma no, ragazzi, non si può lisciare così. Poi sono anche in due che sparano. Tre! E vabbè, allora ragazzi, ditelo. Porca miseria. Fatto quel liscio clamoroso lì. Vabbè. Non. Pessima idea. Questo di qua dove era uscito, non ho capito. A che servono tutte queste squadre per un intruso? Per la scuola e lo studio TV. Pensavo fossero ieni. Gli intrusi potrebbero essere loro alleati. Occhi aperti. Eccolo! È entrato in quella casa! Dentro! Forza! L'hanno trovato. Interveniamo? No, è qui. Restate in posizione. Non va bene, ragazzi, no, non va bene così. È lì dentro. La parte qua secondo me è quasi impossibile, qui dico quasi perché poi parla stealth, perché cioè ce ne sono veramente troppi e da tutte le parti, cioè non si riesce a fare stealth secondo me, cioè con tutta la buona volontà che uno ci può mettere, ma è veramente difficile farla stealth. È veramente difficile farla stealth. Guarda che cavolo di parte devo andare. Credo dalle finestre di là, perché non vedo. Non posso fare kit medici. Credo che dobbiamo saltare di qua, Vedi niente? Ancora niente! Ma porca cazzo miseria, ma quanti strozzi sono? Prendiamone uno vivo e scopriamolo. L'ho preso alla... lì, però non devi lisciarle, dai.
Mamma mia, ragazzi, sta parte non me la ricordavo così tosta, eh. Porca miseria. Ma non ti lascia muovere, cioè ti accerchiano da tutte le parti e non... Ti accerchiano da tutti i lati e non è facile. No, affatto. Non è affatto facile. E questo mi piace, ci serve. E poi sta musica, ragazzi, cioè veramente un ti dà un... ti dà un'angoscia anche sta musica, che è una cosa, crea un'atmosfera. Sì, facciamolo perché ti serve come il pane, ragazzi, eh. Allora, voglio vedere che vedo, non vedo niente perché lì ci sono dei colpi, ma non so come andarli a prendere. Comunque, mi devo buttare dalla finestra di qua, tanto per cambiare. E qua, alla recinzione! Ragazzi miei, è una cosa dell'altro mondo sta parte qua. Dobbiamo stanarla! Vai, vai, vai! Cazzo! Miseria, ragazzi miei, cioè la parte veramente non tosta, di più poi con sti fumogeni pure che ti lanciano, sti maledetti, ma non ne vedo altri, quindi vediamo solo se c'è qualcosa da raccogliere che mi serve come il pane. Vedo altro, quindi credo che possiamo andare. No, ma vedi che c'è sempre qualcosa, porca miseria. Vabbè, questa lascia che ho. Posso fare niente, vabbè. Andiamo. Non possono scappare. Avanziamo!
c'è nulla neanche qua da prendere, porca miseria. Dove sono? Chi è? E tu che cosa ci fai qui? Oh, guardate. Come potevo lasciarvi da solo? Jesse. Jesse. Dov'è Dina? È al sicuro. È solo malata. E che cos'ha? Sta bene. Rivediamoci. È andata di là. Cazzo, sono tanti. Ma non mi dire. Ma non mi dire. Ti fa male la gamba? No, non è niente. I tuoi amici mi hanno attaccato senza neanche avvisare. Eh beh. Dimmi che non eri da solo. Risparmiami la preda. Era da solo. Sei un coglione, lo sai, vero? Sì. Oh, ok. Vedi il fulmine. È questo il piede. Dobbiamo andarcene da qui. Ok. Sei pronta? Sì. Più o meno. Ehi, usa la testa. Che cazzo stiamo cercando? Un intruso. Quello a sinistra è mio. Di nuovo, cazzo. Un movimento sospetto. Vieni con me. Ti copro io. Ehi. Nemico avvistato! Cazzo! Ma ce n'è ancora uno, cioè. Arrivo. Ok. Aspetta. Ci provo. Di più. Senti, portami via da qui. Ci sto provando. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi,
Wow, che azione, ragazzi. La parte qua è sempre adrenalinica. Tutto ok? La grande. Ok, siamo al sicuro. Più o meno. Su, andiamo. Grazie. Di qua. Ok. Dina! Oh mio Dio! Jess! Ciao, Dina! Ehi, stai bene? Sì, mi serve solo una dormita. È meglio entrare. Sì, ok, vieni. Piano. Come hai superato, Maria? Sono un ninja. I guai dei miei amici sono i miei. Sei guarita? È solo un mal di stomaco. Vieni, mettiti comodo, ok? No. Non devi davvero. No, smettila. Quando sei partita da Jackson? Il giorno dopo di voi, ma in Oregon ho trovato troppa neve. Poi ho fatto tirate da 18 ore per raggiungerti. Ah sì. Non posso farle un regalo e chiuderla lì. Ok, pretende delle scuse. Tommy. Eh? Mi stai ascoltando? Sì, sì, certo. Ok. Siamo di nuovo tornati dietro, 2 anni prima. Questo silenzio. Mi scorderei anche il mio compleanno se non ci fosse lei a ricordarmelo. Dovresti chiederle scusa. Dico solo che... Ok, che succede? Niente. Perché? Ti vedo assente. Ho qualche pensiero. Non farti scrupoli se vuoi parlarne. Ok. Dei vagabondi. Quanti? Una manciata. Vuoi provare? Ma sì, va. Sicuro? Per ingannare il tempo. Buono. Vedi il cartello? Quello rosso? Prova a centrarlo. È perfetto per stanarli dai nascondigli. Mira più in alto. La traiettoria va a scendere. Capito. Perfetto. Il rumore li attrae. Tuglia. Bene così. Ancora 2. Preso. Merda. Compensa la discesa del... E continua a muoversi, vuoi. Sono finiti. Ce ne sono altri di qua se vuoi continuare. Ma sì, dai. Okay. Ganniamo il tempo, tanto. Da dove arrivano? Le orde attraversano questa zona in inverno. E qualcuno finisce sempre per restare indietro. Seguono lo stesso percorso ogni anno. Come una rotta migratoria. E come lo spieghi? Beh, forse quando la pressione barometrica raggiunge una temperatura... Controlla il capanno. Sembra stiano scendendo. Perché?
Ah, un animale morto. Guarda vicino al camioncino. Stanno sbranando quel c***o. Sembra abbiano fame. Dov'è? Sono stupito. Sembra sicuro. Ce ne saranno altri di qua. Bel fucile, comunque, devo dire che... Vicino allo ski lift? Guarda giù in fondo, sotto la cabina. Vicino alla torre, visto? Sei un fenomeno, per qualcuno. Ci arriverai. Che ne dici? Fantastico, un altro paio. Dov'è? Stai migliorando? Sì. Fatto. Non ne vedo altri. Già, nemmeno io. Rientriamo. Vediamo se è tornato Joel. Certo. Rendimelo. Ehi, grazie davvero. Ci voleva proprio. Certo. Prima le signore. Forse non dovrei dirtelo. Ma Joel è preoccupato per te. Non ha niente di cui preoccuparsi. Ne sono convinto. Ma se non gli parli, continuerà a pensare che qualcosa non va. Gli parlo io. Non basta un saluto ogni tanto, lo sai. Ah, ok, ci proverò. I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Ellie ha provato il mio mirino. Ti è piaciuto? Sì, non è... Ho visto che... Non hai ancora cambiato le corde. Non pensavo che servisse. Beh, sì, sai... Te ne troverò di nuove. Sì. C'è un negozio di musica qui vicino. Avranno anche delle chitarre. E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Ti va, piccola? Certo. Meglio filare, allora. Sicuro di non voler venire? Su, vai. Ti sta aspettando. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Come al solito, prima di lasciarci, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale. Per voi è un gesto assolutamente gratis, gratuito. Il corpo, l'avamposto ti piace? Voglio solo controllare di avere tutto. Basta un semplice click e l'iscrizione è automaticamente gratuita, quindi... però mi supportate in questa serie, mi aiutate, poi anche se vi fa piacere mettere un bel mi piace al video, che anche quello non fa mai male. Per il resto grazie per aver visto, questo video, suona una meraviglia. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.